la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui perché, come avete letto dal titolo, mi sono patentata. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ebbene sì ragazzi, ci ho messo davvero pochissimo a dirla tutta perché pensavo di metterci molto ma molto più tempo per patentarmi del tutto, ma a quanto pare sono stata fortunata perché ho acchiappato una buonissima scuola guida che mi hanno insegnato tutto in praticamente pochissimo, oppure semplicemente sono stata io fortunata a riuscire a passare entrambi gli esami alla prima volta. Infatti, per chi ha seguito già gli altri video riguardo alla scuola guida saprà appunto che io non sono stata bocciata né all'esame teorico e né appunto a quello pratico. Il pratico in realtà l'ho fatto ieri, infatti oggi è il 13 di dicembre, io l'ho fatto ieri che era giovedì 12 dicembre alle 9 del mattino. Sono stata la seconda ad entrare in macchina a fare l'esame e stavo lì talmente presa dall'ansia e dal sonno, perché comunque era mattina presto, che non so neanche io come l'ho passato. Però lasciamo stare. L'importante ovviamente è che sono riuscita a passare l'esame e che quindi adesso sono finalmente patentata. Certo, ora non ho la macchina, ma quello è un problema marginale a cui penseremo più avanti. L'importante è aver raggiunto il primo tassello per l'indipendenza, ovvero la patente. E alla macchina ci penseremo poi. Quindi niente ragazzi, oggi in questo video mi sa che vi racconto un po' quello che è stato il mio esame di guida. E magari vi do qualche consiglio per non farvi prendere troppo dall'ansia, perché comunque adesso ci sono passata, quindi so cosa vuol dire fare l'esame di guida e so magari anche quali sono le cose che dovete tenere a mente e cosa dovete cercare di non fare. Intanto però, prima di iniziare con il video, vi ricordo di seguirmi su Instagram, @notirene, in modo da non perdervi aggiornamenti per quanto riguarda la mia vita, perché se mi seguivate su Instagram adesso sapevate già che appunto ho preso la patente perché ho messo la foto. Ebbene, eccoci qua. Ormai questo è diventato il set di tutti i miei video finché non troverò qualcosa di meglio, ma per il momento direi che ci accontentiamo così. Anzi, qua c'è questa vestaglia di mia mamma che dà fastidio, togliamola dall'inquadratura, grazie, così non la vede nessuno, buttata di là, forse ancora sì. Ok, ora non la vedete più, perfetto, facciamo finta che non sia successo niente. Ebbene ragazzi, sì, come avete detto dal titolo, mi sono patentata, sono davvero molto felice di questa cosa e ho festeggiato doppiamente oggi perché ieri è arrivata l'allerta meteo del sindaco Luigi De Magistris, appunto, che ha detto che le scuole a Napoli erano chiuse, quindi non sono manco andata a scuola stamattina. Comunque, oggi non siamo qui per parlare dell'allerta meteo di De Magistris, ma siamo qui per parlare appunto di quella che è stata la mia esperienza con l'esame di guida della patente B, quindi della macchina. Allora, sono arrivata ieri mattina al punto di incontro che ci eravamo prefissati alle 8 e mezza, perché l'incontro era dalle 8 e 20 alle 8 e mezza più o meno, e abbiamo aspettato lì circa una decina di minuti che arrivassero gli altri ragazzi che dovevano fare l'esame e anche il famoso esaminatore di cui tutti avete paura, e anch'io ovviamente, anche gli altri ovviamente. Comunque niente, stavamo lì, stavamo chiacchierando, già un po' presi dall'ansia tutti quanti, perché ovviamente è normale, quando poi vediamo questa macchina avvicinarsi. I nostri istruttori di scuola guida ci fanno: eccolo, è arrivato. Noi tutti che ci guardiamo in faccia impauriti, quasi sbianchiamo, però ok, insomma, siamo ancora vivi. E niente, lo vediamo scendere dalla macchina, questo sembrava un tipo molto tosto. In realtà i nostri istruttori di scuola guida ci avevano rassicurato dicendoci che l'apparenza appunto non era poi il succo, però in realtà devo dire che non è stato così male, insomma. Ci ha comunque promosso tutti quanti, eravamo tipo 7-8 di noi, siamo stati tutti promossi, quindi bene così, insomma, poi per tutto il resto non ce ne frega. Però c'è un aneddoto che vi devo raccontare rispetto a questo esaminatore della motorizzazione, perché ragazzi è davvero molto molto divertente questa cosa. Comunque niente, iniziamo la storia, che ero lì fuori, ero la seconda del turno e in realtà non lo sapevo, l'ho saputo appunto quando mi hanno chiamato. Comunque niente, il tipo arriva, saluta i nostri istruttori di scuola guida e si avvia verso la macchina della nostra scuola guida, dove appunto avremo poi fatto l'esame. Chiamano la prima ragazza, la ragazza sbianca, però poi entra in macchina e la vediamo lì
che mette un po' di tempo a partire. Ho detto, ecco, qua gli sta facendo le domande di teoria. E quindi niente, la ragazza sarà un po' di tempo lì in macchina, ferma, poi parte e inizia il giro. Per fortuna gli ha fatto fare il giro corto, perché noi avevamo fatto due giri, quello corto e quello lungo. Poi ovviamente dipende, in base all'esaminatore che c'è quel giorno, quale percorso decide di farti fare. Comunque alla ragazza gli ha fatto fare il percorso breve, infatti poi è tornata dove stavamo tutti, gli ha fatto fare un'inversione di marcia in parcheggio e poi l'ha fatta uscire dall'auto. Al che la ragazza arriva da noi già mezza impaurita, insomma, che non sapeva se era andata bene o meno perché era stata sgridata un paio di volte. E niente, mi chiamano, io lì, terrore, panico, ho detto ok, qua non la prenderò mai la patente, ci vediamo il mese prossimo. E quindi già sconfitta mi avvio verso la macchina dell'autoscuola. Arrivo in macchina, mi siedo, saluto ovviamente perché sai, uno saluta. E già questo mi guarda con una faccia schifata. Io, ok, non ho fatto niente, va bene uguale. Mi dice, quando sei pronta possiamo partire. Al che io ovviamente prendo la cintura, la prima cosa che faccio quando di solito entro in macchina, cioè che facevo quando di solito entro in macchina, perché adesso non la metto più, però questi sono altri dettagli. Niente, metto la cintura, faccio finta di aggiustare gli specchietti perché comunque già stavano bene. Metto tutto il sedolino davanti perché sono bassa e quindi non arrivavo ai pedali e avvio la macchina, quindi giro la chiave, accendo, tolgo il freno a mano, il freno di stazionamento, scusatemi, e metto la prima. Ok, fin qua tutto bene. Inizio ad alzare piano piano il piede dalla frizione perché mi aveva detto che dovevo fare l'inversione di marcia perché altrimenti non potevo girare dato che era comunque strada chiusa davanti. E inizio a fare questa inversione di marcia in due tempi, quindi con una prima manovra, poi con un po' di retromarcia e un'altra manovra per uscire, diciamo. Niente, faccio questa inversione di marcia in due tempi, tutto bene, liscio come l'olio. L'unico problema è che avevo messo la freccia all'inizio dell'inversione, poi non l'avevo messa di nuovo quando avevo fatto la retromarcia appunto per uscire. E già lì mi ha sgridato una volta, ho detto bene. Poi vabbè, niente, ho proseguito dritto e ho imboccato la strada che mi aveva detto. Praticamente questa era una strada lunga dove si poteva andare anche in terza perché non c'erano macchine. Quindi niente, inizio a dare di acceleratore comunque. Poi metto la terza, ovviamente passando prima la frizione, infilo la terza e tutto bene. Arrivo a questo incrocio dove poi avrei dovuto girare a sinistra e quindi mi mantengo comunque sulla destra. Mi ero dimenticata che all'incrocio mi dovevo già preselezionare appunto dall'altro lato, cioè nel senso non mettermi sulla corsia opposta ma girare le ruote verso la direzione in cui dovevo andare e non lo faccio, però intanto avevo messo le frecce e avevo fatto tutto bene. E quindi lì si inizia ad incazzare, inizia a fare sì, ti devi muovere, togliti da qua in mezzo, eccetera. Quindi mi inizia a mettermi ansia, io se ho ansia, faccio spegnere la macchina, non guido e tutto il resto. Quindi già lì iniziavo ad andare un po' in panico. Però per fortuna poi mi tolgo da lì in mezzo e mi fermo allo stop che c'era dopo quell'altro pezzo di strada. Mi fermo, non c'è nessuno, quindi decido di ripartire. Lui mi fa, perché ti sei fermata? Io, in che senso, scusa, c'era lo stop, mi devo fermare, no? Quindi lì dopo capisco che era una domanda a trabocchetto, però all'inizio gli dico c'è lo stop, quindi mi fermo. Lui no, va bene. Gli dico ok, però continuo comunque il giro. Al che un'altra strada lunga dove potevo andare in terza, cerco di andare in terza e vado in prima. Quindi la macchina ovviamente fa quel rumore bellissimo che fa quando sbagli la marcia. E lì, niente, il mio istruttore che stava a fianco a me, comunque che mi ha aiutato anche un po' con i pedali, eccetera, mi fa una faccia strana, quello dietro invece inizia ad urlare. Lì, mamma mia, l'avrei riempito di parole, cioè in realtà l'ho fatto, però non gliele potevo dire in faccia, quindi l'ho fatto nella mia mente. E niente, mi fa fermare un altro stop, mi fa girare e mi fa riandare dove avevamo iniziato. Mi fa arrivare lì, mi fa fare il parcheggio e poi mi dice fai un'inversione di marcia in un tempo. Quindi appunto senza fare la retromarcia. Io l'ho guardato un attimo così e ho detto che cacchio vuole questo? Anche perché non l'avevo mai fatta in un tempo, però comunque ho capito che la voleva appunto senza la retromarcia. E quindi niente, faccio questa inversione di marcia, mi accosto a destra e scendo dalla macchina. Cioè, e faccio per scendere dalla macchina dopo averla stazionata, ovviamente spinta e tutto il resto. Al che lui mi richiama, mi sgrida, mi dice ma dove vai? E io, me ne vado? Sto uscendo forse? E lui, no aspetta devi firmare, ok, quindi già il fatto che mi ha fatto firmare il verbale era un buon segno.
io ero tutta impanicata perché comunque già avevo fatto quegli errori e pensavo che non mi avesse dato la patente. Quindi ritorno dai miei compagni che stavano aspettando il loro turno per fare l'esame e l'altro istruttore che stava aspettando fuori con il resto ci ha detto che dovevamo tornare alla scuola guida. Al che io e la prima ragazza che era andata appunto in macchina ci abbiamo a piedi appunto verso la nostra scuola guida e dobbiamo aspettare lì che tutti finiscano il loro turno. Quindi io li presa dall'ansia finché non avevano finito tutti. Al che arrivano poi le 10:30 e arrivano tutti quanti alla scuola guida poiché avevano finito tutti quanti l'esame. Ci fanno aspettare un'altra decina di minuti e poi ragazzi, finalmente la rivelazione. Siamo stati tutti promossi. Ovviamente ci sono state le raccomandazioni perché alcuni di noi hanno fatto degli errori più o meno gravi, una ragazza addirittura si stava per schiantare in una macchina, ma per fortuna si è frenata in tempo e quindi ha rischiato davvero brutto. Quindi ovviamente ci sono state tutte le raccomandazioni da parte dei nostri istruttori, eccetera. Però ragazzi, l'importante è che siamo riusciti finalmente ad ottenere questa tanto famigerata patente e soprattutto io mi sono tolta un grandissimo peso d'addosso poiché per me era davvero una cosa stressante dover andare tutti i giorni a scuola guida, fare le guide e tutto il resto e non avere magari tempo per riposarmi tra i compiti, la scuola guida e tutto il resto. Quindi ragazzi, io sono davvero molto contenta di questa cosa. Ovviamente continuerò ad esercitarmi nella guida perché ho ancora tanto da imparare. Alla fine io ho fatto solo le 20 guide con l'autoscuola perché mio padre purtroppo in questo periodo lavora sempre, quindi non c'è quasi mai a casa per farmi fare le guide. Quindi niente, adesso che ho la patente, ovviamente quando ci sarà mio padre, cercherò di sfruttare le occasioni per esercitarmi sempre di più alla guida e per diventare sempre più brava. Devo dire che però per aver fatto solo 20 guide me la cavo, dai, non posso lamentarmi di questa cosa. Ovviamente una volta che avrò raggiunto un'indipendenza economica più o meno, potrò comprarmi la mia macchina personale che sarà solo mia. E ovviamente fare di tutto e di più con quella macchina, quindi ovviamente arriveranno poi anche i car vlog e tutto il resto, ma quelli sono altri dettagli a cui penseremo prossimamente. Intanto la cosa che mi interessa di più è avere questo foglio tra le mie mani. Tra l'altro, bellissima la foto, devo dire. Era quella che vi ho fatto vedere anche nel primo video in cui parlavo della patente. E niente, adesso in mio possesso la patente B e la patente AM per appunto il cinquantino fino al 2030, poiché appunto la patente per chi ha meno di 50 anni vale ogni 10 anni, ogni volta che si rinnova. Quindi niente ragazzi, che dire, io sono davvero molto contenta di questa cosa, spero che anche voi se stiate facendo appunto gli esami della patente riusciate a passarli e a ottenere questa famigerata patente. E volevo consigliare un po' a tutti di non stare troppo in ansia, perché sì, ok, la patente, avete speso soldi, magari non volete spenderne altri, però non mi fa neanche troppo bene stare super in ansia come me, poiché mi troverete a stare spesso stressati e lo stress non fa bene alla salute. Io perciò vi ho detto che appunto mi sono tolta un grossissimo peso dalle spalle, poiché non dovendo più pensare all'esame di guida, comunque a tutto ciò che riguardava la patente, posso finalmente concentrarmi solo sulla scuola, dato che quest'anno ho la maturità. Quindi sì, si sono messe la maturità e la scuola guida insieme ed è stato davvero un disastro che però, per fortuna, almeno in parte, è stato superato. Quindi niente ragazzi, detto questo, io direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Spero che questo video sia piaciuto. Se così è stato, mi lascerai un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!